Bella a tutti folli e bentornati su Dark Folly Channel con un nuovo video sul canale. Oggi, come state vedendo da queste immagini, sono qui a portarvi un nuovo gameplay dedicato a Squad, ovvero un gioco di guerra in prima persona uscito su Steam all'inizio del gennaio del 2016. E se volete acquistarlo oppure vorreste avere altre informazioni riguardo a questo gioco, trovate tutto qui sotto nella descrizione. Prima però di iniziare il video vero e proprio, vi invito a lasciare un pollicetto in su se volete sostenere me e questa serie, e un commento se avete qualsiasi suggerimento da darmi o qualsiasi cosa da chiedermi. Comunque oggi ci troviamo sulla mappa Logar Valley, una delle mappe più giocate di questo gioco, e ci troviamo con la classe del Rifleman col mirino 2 o 3 per. Ovviamente siamo americani contro miliziani. Nello scorso episodio abbiamo usato il medico e avevo promesso appunto che andavo oggi ad usare questa classe. Comunque, stiamo cercando di catturare quel punto con i triangolini arancioni, solo che ho visto che da una quindicina di minuti che già mi stavo riscaldando, che stiamo cercando di catturare questo punto e non siamo riusciti ancora a catturarlo, quindi boh. Comunque, ovviamente con Rifleman non possiamo andare in prima linea contro i nemici, bensì dobbiamo cercare di stare in punti sopraelevati per cecchinare gli avversari. Ovviamente questo non è un cecchino, quindi non one shot, bensì solo un M4 col mirino aumentato. E qui, da sto lato, c'è uno che è nemico. È nemico questo. E l'abbiamo ammazzato, ok. Cioè proprio ce l'avevo davanti, quindi significa che sono in mezzo a noi miliziani. Non va assolutamente bene come cosa. Ovviamente giocare con mirina è tutta un'altra cosa rispetto a giocare senza niente. Comunque, forse non riusciamo a cappare, ovvero a catturare il punto, perché c'è qualcuno nascosto qui in queste case. Comunque, ovviamente, non abbiamo pistola. A differenza dei miliziani che hanno la stessa classe solo col mirino, hanno come secondaria la Makarov. Qua invece non abbiamo armi secondarie, quindi saremo costretti a sparare in hipfire, ovvero senza mirare, sperando di riuscire a beccare qualcuno. Ovviamente, ragazzi, se non riusciamo a catturare il settore, come già detto, vuol dire c'è qualcuno qui in mezzo, quindi dobbiamo cercare di andarli a cercare, per l'appunto. Qui tutto tranquillo, sicuro. E niente. Comunque, ovviamente, se vorreste vedere, che ne so, di nuovo la classe del medico oppure un altro gameplay con Rifleman, lasciatemelo qui sotto nei commenti. Comunque, zoomiamo, vediamo magari qualche altra casa che può essere sotto il controllo. Stanno sparando da qui. Hanno beccato a quello dei nostri. Vuol dire che c'è qualcuno qua fuori. Ok, si sta bendando, quindi lo copro. Mettiamo fuoco. Hanno tirato una granata e c'è uno là sopra. Cavolo. Ci siamo messi bene. Potrebbe sfondare da un momento all'altro. Dove può essere? Eccolo. Dai! Ma com'è possibile? Io ho tirato due colpi nelle gambe e non si è fatto nulla. Ha fatto bene il nostro Gwangwes a nascondersi. Ok, guys, eccoci spawnati qui sopra nei monti. Come avevo fatto vedere, qui avevano messo uno spawn point. E niente, da qui potremo aiutare la nostra squadra, tra virgolette, a catturare il punto. Almeno, più o meno. Anche se sto vedendo che siamo riusciti a cappare il punto, ma è pieno di miliziani attorno. Quindi un attimo, vediamo se da lontano riesco a individuare qualcuno. Sì, ce n'è uno là, non so se l'avete visto. Vediamo se riesco a trovare un punto migliore magari per sparare. Comunque la nostra squadra 3 nel frattempo sta cercando di cappare il punto da solo. Così magari i miliziani si spostano da questa zona e vanno lì. Un attimo, avanziamo per i campi. Ok, uno dei nostri sta attraversando. Perché esce fumo dalle sue scarpe? Strano. Lì c'è un M4 volante, che è il mio di quando ero morto. Andiamo a controllare un attimo queste casse, a vedere se c'è qualcuno. No, tutto tranquillo. Io non ci entro là dentro, potete entrarci voi. No, ok, qua è tutto a posto. Quindi possiamo spostarci al punto 3. Ovviamente è tutto tranquillo, tra virgolette. Ci può essere qualsiasi miliziano nascosto qui in mezzo ai cespugli e ci fa il culo a tutti, però può capitare, può capitare. Comunque, allora, ho visto che il punto 3 è un punto abbastanza abbassato rispetto alle montagne attorno, quindi può essere un buon punto dove giocarcela. E abbiamo nel frattempo 3 medici attorno, quindi se moriamo possiamo essere rianimati. Lì davanti a noi c'è un nemico, ok. Eccolo. L'ho detto, sparare col 3 per è difficile. Di sicuro si sarà coricato a terra. Ah no, l'ho ammazzato, ok. C'è un altro. Dai, ce n'era un altro dietro di me. Sono tutti qui sopra sulle montagne. E quindi forse questi medici non sono vivi, ma è tutta gente morta. Infatti ci hanno tolto anche lo spawn point, perfetto.
Ok ragazzi, ci siamo morti abbastanza male lì sopra sulla montagna perché eravamo circondati, come vi ho fatto vedere dalle minimappa, tutti quei medici che erano là attorno che inizialmente mi sembravano vivi, in realtà erano tutti gli stessi a terra che aspettavano uno spawn. Comunque adesso stiamo cercando di spostarci là sopra per andare a catturare quel punto prima che i miliziani ci catturino il punto dietro. Vabbè, speriamo di riuscirlo a catturare. Comunque avevo visto che era abbastanza in alto come punto, quindi noi volendo possiamo stare qui sopra sulla montagna per coprire la nostra squadra. E nel frattempo vediamo se riusciamo a individuare qualche nemico. Quindi proprio direi di stare qui. Ci corichiamo. Anche se sento spari anche provenire da destra. Lì c'è un miliziano che sta scappando. Mentre ragazzi non so se si deve... Ok, l'ho preso, l'ho cecchinato, poveretto, è caduto di schiena. Non so se in questo gioco si può settare la portata dell'arma, ovvero la distanza con la quale la nostra arma riesce a colpire. Quindi settare, che ne so, deve sparare a 100 metri, 200, 300 e così via. Comunque, come vedete, Rifleman è una classe essenziale per gli attacchi. E perché urlano come i pazzi? Questo è nemico. No, non è nemico, questo è uno dei nostri. Giusto? Vediamo, avviciniamoci. Sì, ok, è uno dei nostri. Il problema è che non riesco a distinguerli ancora. Anche se hanno dei stili completamente diversi, però ogni volta mi viene il dubbio. Ah, forse è nemico? Mi sembrano strani tutti questi spari alle spalle. Di sicuro sta succedendo proprio quello che avevo detto, ovvero i miliziani stanno andando a prenderci il punto prima che noi riusciamo a catturare questo. Senza dubbio. Ma lì è pieno di nemici. L'abbiamo preso, che l'abbiamo ammazzato. E lì sopra ce n'era un altro. Ok, si è coricato. Vediamo se riesco a prenderlo. O se è nascosto dietro. Di sicuro avranno uno spawn in quelle case là sopra la montagna. Comunque, vabbè. Ok, non ho visto un altro. Ok, l'ho preso. L'ho preso e lì c'è un altro ancora. Però ci sarà troppo a distanza adesso. Vediamo, controlliamo qui la zona. Tutto tranquillo. Qui c'è un miliziano. No, che c'ha. One shottato, però lo sapevo, eravamo messi in campo troppo aperto. Soprattutto come vedete qua dietro da questi simboli vuol dire che dobbiamo ripiegare perché è pieno di nemici dietro di noi. E niente, faremo una brutta fine di sicuro in questo video. Parecchio brutta. Ok ragazzi, rieccoci qui, respawnati. Ho pensato di fare una cosa, ovvero, anziché attaccare dalle montagne, mi vado a nascondere magari dentro qualche casa, dietro qualche muretto, in modo da essere meno spottato, almeno. Spero di essere meno spottato. Sento il rumore anche di uno spawn. Tipo di una radio. Di forse c'è qualcuno. C'è qualche spawn qua dentro. Appena si recupera la stamina cerco di saltare. Aspettiamo. Lì c'è uno. No, perché il fuoco automatico è ancora attivo? È pieno, non ce n'è uno. Cavolo, stanno attraversando la strada. Sono parecchi. Non riusciamo anche a saltare sto muro una volta che ho aspettato, va bene. Dove staranno andando questi qua? Mettiamoci qui a camperare sul fiume, anche se siamo sfottatissimi. Allora, quelli sono verso quella casa, magari dietro quel muro. Dobbiamo cercare di prenderli. Si trovano praticamente tutti dentro questa casa, se già non li hanno ammazzati. Noi siamo Riffleman, non dobbiamo andare in prima linea. Però non possiamo fare molto. Ok, siamo shiftati perché probabilmente sono qui. Ok, c'è uno sul tetto che è dei nostri. Sì, è pieno di nemici qui. Pieno di piante di marijuana. Questo è dei nostri, mi ha fatto spaventare. Ok, no, ok. Qui è pieno dei nostri. Troppi spari. Comunque, i nemici arrivano da questa direzione. Salendo sulla scala ci facciamo una brutta fine, eh. Ma chi è che mi... Chi è che sparava? Dove sono? Non capisco chi è che sparava. Dentro questa casa c'è qualcuno. Dato che c'è morto uno dei nostri. No, Do we have a medic? ma è nostro questo qua dentro. Com'è che c'è Nice. morto? Non capisco certe cose. Va bene. Ah, era qua. Camperato, cioè ha pushato come un pazzo. Quindi dobbiamo stare attenti perché entrano da quella porta lì. Va bene. Comunque ho visto che anche per la prima volta in sta partita c'è un italiano. Almeno l'ho capito che è italiano perché c'ha la tag. Lì dove sto mirando c'è qualcuno, però forse è dei nostri. Certo, stare sulla scala, come vi ho fatto vedere in altri episodi, è la cosa più sbagliata da fare. Perché siamo iperspottati e ci possono fare il culo. Ecco, tipo quello. Medic, please. I need a medic.
Oh, grazie. Prendi, prendi. Ok, perfetto. E Ok, allora ho spottato i nemici in quella direzione. Quindi vuol dire che è stato ammazzato. Ah, questa è la casa dove siamo morti all'inizio, non so se ve la ricordate. E si torna sempre qui. Ok, sono sempre pronto a sparare però. Al momento non c'è nessuno di qua. Non capisco, le altre squadre che cosa stanno facendo? Perché non riusciamo a catturare sto punto? Mi è arrivato uno da dietro con la Makarov. L'ho sentito proprio nella schiena il colpo. In questo momento vedo confusione negli occhi dei nostri compagni di squadra. Comunque ragazzi, direi di fare l'ultima azione. Qua c'è uno. C'è uno. E muorici, porco il gatto. Ok. E ho sentito anche degli spari provenire da destra che non erano nostri. Anche perché i capi squadra si sono dimenticati di aggiornare lo spawn. Siamo rimasti davvero davvero indietro. Non so come fare. E qui c'è un altro tipo. Ok, l'abbiamo ammazzato. Perché come vedete spawnando siamo arrivati dietro le linee nemiche. Super giù. Fumogeni gialli, che non so se sono nostri o degli avversari. Ci stanno sparando da dietro. E mi hanno preso. Mi hanno fatto anche abbastanza male. Qui nel frattempo sta arrivando anche l'italiano. Dai, io voglio dare questa possibilità. Se riesce a rianimarmi, continuo sto video. Se no, lo finiamo qua. Niente, Von ha fallito la sua missione. C'è morto quindi RIP. Peccato. E niente, direi che questo gameplay può finire qui. È da 25 minuti super giù che registro. Vediamo se riuscirò a estrapolare qualcosa di decente. E niente, vi invito come sempre a lasciare tanti pollicioni in su se volete sostenere me in questa serie. E qualche commento se avete qualsiasi suggerimento da darmi. E con questa ultima morte, perché con il rifle non si può sparare da vicino e tutto. E ci becchiamo alle 17 con un nuovo video. Ciao ciao ragazzi.